Le mie cinque parole per il futuro sono parametro, identità, memoria, profondità e mistero. Sono musicista, quindi parlo essenzialmente di musica, però quello che dico si può estendere comodamente ad aspetti più ampi della cultura. Parametro, o anche algoritmo, numero, dato. Lo sviluppo tecnologico ci immerge sempre di più nella dittatura del numero, che quantifica le nostre vite, le nostre percezioni, nel tracciamento dei gusti, nella categorizzazione dei brani musicali, nei database online, ma anche nelle tecniche di produzione musicale sempre più automatizzabili e generative. Identità. Come ascoltatori noi apprezziamo la musica che ci piace come parte di ciò che siamo. Noi siamo la musica che ascoltiamo. Così l'analisi parametrica di ciò che ascoltiamo diventa un modo con cui chi ci vede come consumatori, chi cerca di venderci qualcosa, cercherà di manipolare sempre di più la nostra identità, forzandola dentro i parametri del target, così da renderci prevedibili e controllabili. Memoria. Per recuperare la nostra identità dovremo imparare a distinguere in ciò che ci sembra naturale, perché siamo abituati adesso, il suo essere prodotto di continue trasformazioni storiche, in cui spesso gli stessi temi e problemi che incontriamo ancora oggi si presentano con soluzioni sempre diverse e attinenti al contesto storico, ma sempre attualizzabili. Profondità. Il senso della storia ci mette in contatto con l'alterità, con ciò che è diverso da noi perché è lontano nel tempo e nello spazio. La ricerca di questa diversità e il suo situarla in quello che ci circonda oggi ci può fornire quella profondità con cui potremo recuperare un'identità nostra, potremo insomma diventare quello che siamo, anziché l'incarnazione di un target commerciale. Infine, mistero. Questa profondità è un antidoto all'appiattimento consumistico del parametro che pretende, soprattutto nell'attuale paradigma scientistico-neurocentrico, di diventare criterio di universalità. Il numero ci dice che siamo alla fine tutti uguali, sì, ma uguali al target che ci è stato destinato. Il senso del mistero ci aiuta a riconnetterci con una realtà non psicotica, in cui l'uomo non è al centro dell'universo e il parametro è solo uno strumento di conoscenza, imperfetto come tutti, che non coglie la realtà se non in un suo aspetto, che potremmo anche scoprire essere del tutto secondario nello sviluppo di un mondo futuro in cui vorremmo vivere.